pioniere della psiconeuroendocrinologia, in particolare per i suoi studi sulla dopamina, occupandosi delle interazioni tra i meccanismi della mente, in particolare quelli cognitivi, e l'azione degli ormoni, principalmente quelli prodotti dalla ghiandola ipofisaria. Alla memoria del professor Umberto Scapagnini, sindaco di Catania dal 2000 al 2008, è stata intitolata questa mattina l'Aula Magna della Torre Biologica dell'Università di Catania in via Santa Sofia. La cerimonia nel corso del convegno dal titolo La ricerca in psiconeuroendocrinologia come crocevia delle moderne scienze biomediche, organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche con il patrocinio della Società Italiana di Farmacologia. Questo è un momento importante per me come allievo, primo allievo di Umberto Scapagnini, ma anche per il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche che dirigo, ma direi anche per l'Ateneo, perché questa è la prima occasione per dedicare una struttura dell'Ateneo al professor Umberto Scapagnini, che è stato un grande maestro, un grande scienziato, un grande farmacologo, anche sindaco di Catania. Noi lo ricordiamo in questo momento nella veste di professore universitario di quest'Ateneo, di farmacologo, di scienziato. Sentivo questa necessità non solo come allievo di Umberto Scapagnini, ma anche perché Umberto ha lasciato un'eredità importante, un'eredità umana, scientifica, traspare, direi, ancora nel sentimento, nell'affetto, nella devozione, in qualche caso nella gratitudine di molte persone che lo hanno conosciuto e lo hanno amato. Oggi parliamo anche di scienza perché nel corso di questa cerimonia ci sarà anche un simposio dedicato alla psiconeuroendocrinologia, che è una scienza della quale lui si è personalmente occupato, anzi è stato un maestro, dando uno spunto quando ha cominciato a occuparsene, che oggi è ancora la chiave dell'interpretazione di tante nuove scienze. Lui continuava a dire che la scienza va vista non dal buco della serratura ma da una balconata, quindi mente aperta, occhi sul mondo, sulla vita. Una parte importante della psiconeuroendocrinologia si occupa dello studio dello stress sulle funzioni cerebrali in relazione al rilascio di ormoni peptidici e steroidei. Nello studio dei complessi meccanismi che stanno alla base della psiconeuroendocrinologia, il professor Scapagnini ha puntato la propria attenzione sulle interazioni tra funzioni cerebrali, ormoni e sistema immunitario, in quella che ha definito psiconeuroendocrino-immunologia, di cui è stato il fondatore, usando approcci assolutamente innovativi e fornendo una valida interpretazione patogenetica per quelle malattie originate dall'alterazione del delicato equilibrio tra il sistema immunitario e il corpo, come il cancro. Significa ricordare il passato, ricordare una figura di un uomo e di un professionista che ha dato tanto ai giovani, agli studenti, all'università, alla ricerca scientifica in particolare. Era un punto di riferimento, lo stato per tanti anni all'interno della facoltà medica catanese, della quale è stato anche segretario e quindi ha potuto così conoscere bene e farsi conoscere da tutti i nostri docenti. Era una persona speciale, una persona molto particolare, l'università tutta lo ricorda con grande affetto, con grande stima, per le proprie doti, proprio aveva delle doti innate di capacità di comunicazione con gli altri, si faceva voler bene da tutti e quindi per noi è importante che anche per il futuro, per gli studenti futuri, rimanga il nome del professor Umberto Scapagnini legato all'Università di Catania.